Oggi siamo alla libreria Stoppani, quindi libreria per ragazzi, e torneremo un po' bambini anche noi, perché c'è tutto un mondo dell'illustrato, del fumetto e libri illustrati pedagogici che sono veramente stupendi, e ci faremo raccontare un po' la storia anche di questa libreria. Buongiorno, intanto grazie, sono Silvana Sola, per cui racconto subito com'è nata la libreria. La libreria nasce in realtà all'interno del corso universitario del professor Antonio Faeti. Per me è un po' una storia particolare, perché mi stavo laureando in antropologia e a un certo punto, folgorata sulla via di Damasco, decido di andare verso la pedagogia e poi verso la pedagogia visiva. Finita l'università, un gruppo, eravamo in cinque donne, e nel 1983 apriamo in Via delle Moline la prima libreria per ragazzi a Bologna, in uno spazio in realtà molto piccolo, in una zona che era la zona universitaria, che è la zona universitaria, e da lì poi è cominciato un lavoro con la città, un lavoro internazionale, un lavoro con la fiera, e poi siamo approdati nel 91 in questo luogo. È cambiato qualcosa negli anni, anche banalmente a livello di mercato? Ma allora, dal punto di vista delle relazioni con la città, lo spazio più grande ci ha permesso di diventare una sorta di aula didattica permanente, con la possibilità di accogliere classi alla mattina, tutta attività gratuita che noi facciamo. Dall'altra parte si è potenziato il rapporto con la fiera, per cui noi abbiamo la fiera più importante al mondo dedicata ai ragazzi, per cui questo movimento internazionale ha fatto sì che arrivassimo a potenziare uno spazio di libri in lingue diverse dal mondo. E poi l'aspetto più importante sicuramente nell'arco di questi anni è stata l'attenzione sempre maggiore all'albo illustrato, che nel momento in cui noi aprimo era veramente uno spazio estremamente ridotto. E direi che l'altra categoria di grande interesse è quella degli young adults, e di questa categoria strana di adolescenti di cui non si sa definire l'inizio e neanche la fine. Cosa si intende per libreria indipendente, se lei dovesse dare una definizione? Allora, parto da questo, perché è proprio come libreria indipendente, e assieme invece a un gruppo di altre librerie in Italia abbiamo creato un'associazione che si chiama LIR, che è l'Associazione delle Librerie Indipendenti per Ragazzi. E il concetto di indipendente è quello di non essere legate a sigle, a strutture, ad holding che definiscono la politica editoriale della libreria. Nel nostro caso la libreria è una libreria aperta, da questo punto di vista, aperta alla presenza di piccolissimi editori, aperta anche alla possibilità di incontro di contesti anche abbastanza diversi. È una libreria che è anche un luogo d'incontro, è una libreria che ha fatto per la prima volta a maggio un tirocinio con una minore non accompagnata, il prossimo sarà con un rifugiato, per cui vorremmo fare capire appunto la dimensione dell'evoluzione anche questo, e anche un po' capire che anche il concetto di accoglienza è legato ad un'idea di immaginazione nei libri, nella possibilità dei libri, questa possibilità di giocare in senso alto sull'immaginazione per noi è una cosa estremamente importante, per cui essere indipendenti vuol dire questo. Il mercato dell'editoria per l'infanzia come si inserisce nel mercato più ampio, che sappiamo essere abbastanza complicato? Allora, la parte relativa all'editoria per ragazzi in Italia è stata in questi anni l'unica ad avere un segno positivo. Avere un segno positivo in una situazione in cui sappiamo tutti che noi siamo un paese che nelle graduatorie della lettura è basso e continua a rimanere basso, in realtà vuol dire che c'è stato negli anni un'attenzione al libro per bambini e per ragazzi crescente. C'è un'imprenditoria molto attiva, per cui muore qualcuno, di cui dolorosamente qualcun altro riesce a raccogliere dell'eredità, qualcosa si perde, però nuovi che crescono ce ne sono tanti. Un racconto della clientela di questa libreria. A un certo punto ci arriva dalla Gran Bretagna un piccolo articolo per un giornale britannico, e chi scrive? Un nostro cliente, con una foto in cui lui è arrampicato a uno scaffale, e però nel tempo si è laureato, ha deciso di vivere in Gran Bretagna e ricorda la sua base come qua. E poi invece abbiamo delle situazioni di consuetudini: da un lato
di cose un po', cioè di chi viene a chiedere le cose più strampalate. Abbiamo dei bambini che sono in alcuni casi dei bambini frequentatori, che sono dei bambini che si muovono in un'autonomia assoluta, scelgono anche in autonomia, si trovano il loro luogo. Qual è magari la sua opinione al momento sulle opportunità che hanno i ragazzi per entrare nel mondo culturale, in particolare editoriale e libraio? Se ha magari dei consigli. Tra le cose che noi abbiamo fatto c'è la libreria e a lato c'è una cooperativa culturale che fa attività, mostre, formazione e che ha anche creato una piccola accademia che si chiama Accademia Drosselmeier, che si occupa proprio della formazione dei librai per ragazzi, ma di tutti quelli che hanno un interesse nei confronti dell'editoria per ragazzi, illustrata e non, e che poi vogliono spendere questa conoscenza in ambiti diversi. Il discorso della formazione e prima di tutto appunto della consapevolezza di quello che stai facendo è qualcosa di determinante per decidere di andare in quella direzione.